Va bene, buongiorno a tutti. Allora, credo che non sia una sorpresa quello di cui stiamo parlando oggi, il programma lo conoscete. Oggi introduciamo, e abbiamo il grande piacere di avere con noi un ospite, una delle figure iconiche della storia di Dungeons and Dragons, che è Robert Kunz. È uno dei designer della serie Grey Oak, per chi ha giocato la vecchia serie di Dungeons and Dragons, di Advanced Dungeons and Dragons, uno dei playset forse più iconici, come Dragonlance, Forgotten Realms, eccetera. Robert è stato uno dei migliori amici di Gary Gygax, per cui una delle persone che in qualche modo ha contribuito direttamente all'evoluzione e alla nascita del gioco di ruolo nel mondo e successivamente in Italia. Quindi ha contribuito a realizzare alcune delle avventure più famose della serie di Grey Oak. Il motivo per cui è qui a questa edizione di Luca Comics è legato alla presentazione di un modulo che ha già qualche anno, perché è uscito originariamente nel 2006 ed è stato tradotto in esclusiva per questa edizione di Luca Comics in due, tra l'altro in un'edizione limitata. Ci sono esattamente 200 copie più una cinquantina di copie con una copertina alternativa che vedete nella quella che vedete con la copertina rossa, che sono state autografate direttamente dall'autore. Si possono trovare, e si possono trovare, appunto, che però non so dove, si può trovare allo stand Mondiversi. Sono un'edizione assolutamente limitata. E stiamo parlando di un'avventura, come si dice, old school, cioè un'avventura non pensata per le ultime edizioni, per Dungeons & Dragons, la quinta edizione di Dungeons & Dragons, ma sostanzialmente disegnata per il vecchio Advanced Dungeons & Dragons, più una vecchia. Okay. Naturalmente poi può essere facilmente adattata, in ogni caso è stato pensato. Un'avventura di media difficoltà, di livello dal quarto al settimo, ambientata con un'ambientazione dedicata specificamente al mondo dei non morti, quindi sostanzialmente pensata per un party con un certo numero di chierici e di paladini, per ovvie ragioni, ma lo chiederemo direttamente al nostro ospite. Siccome siamo relativamente in pochi, invece di fare la classica conferenza con le domande alla fine, preferirei magari poi cedere il più presto possibile la parola a voi, sentitevi liberi di intervenire anche se avete delle domande specifiche sul tema che stiamo affrontando, quindi poi in ogni caso a un certo punto darò direttamente a voi la parola. Allora, nel dare il benvenuto al nostro ospite, la prima domanda che vorrei fargli è: perché qui a Luca si è celebrato la nascita, la pubblicazione della quinta edizione di Dungeons & Dragons, che ha avuto un grande successo, perché c'era necessità e il desiderio di produrre avventure legate al vecchio sistema di Dungeons & Dragons? Non è apparentemente contraddittorio, e perché invece ha avuto così grande successo in questi anni? My opinion is that it was done right the first time. Secondo lui è la prima edizione ha ancora tutto il grande successo che ha perché è stata fatta bene la prima volta. È il grande successo anche ieri, abbiamo incontrato Jeremy Crawford in questa stessa sala e lui ha detto: Dungeons & Dragons è bello perché si modifica rimanendo sempre lo stesso. È vero, Dungeons & Dragons è sicuramente un gioco che, oltre a essere stato il capostipite dei giochi di ruolo, ha sicuramente ha avuto la caratteristica di mantenere immutata la propria mission e il proprio modo di giocare. Robert, possiamo parlare un attimo invece dell'avventura? Puoi descrivercela, puoi raccontarci come ti è venuta l'idea e perché così tanti non morti ti piacciono particolarmente? Perché poi in realtà in Grey Oak non era il vostro topic preferito. Well, pardon me. No, this was the first time I wrote any undead adventure. The reason I liked it is because it had a great story and a lot of different twists and turns to it. It doesn't
It appears on the surface to be one thing, and then you find out it's another. And it involves a king's tomb with a long-standing history, and it weaves into the story in different ways, so I had a lot of fun. I always start with a good story and move it from there, and this one worked into the undead realm, so that's what I made it, really. Why it had a lot of dimension to it. Okay. It's not a linear adventure, even with the story. The story switches 180 degrees when you get halfway through it. So you're not sure what's going on. So that's why I set it in the undead realm, because it's a tomb of a dead king and figures back in the history backwards and forwards, and a lot of different twists and turns to it. That's basically why I did it. Okay. È la prima volta che scrivo un'avventura che è ambientata nel mondo dei non morti. Non l'avevo mai fatto prima, e la ragione per cui questa volta l'ho fatto è semplicemente che mi è venuta in mente una bella storia che andava benissimo per questa ambientazione. Io parto sempre dalla storia, penso che sia molto importante costruire una storia che non sia banale, non sia scontata, e poi decidere qual è l'ambientazione giusta da darle. In questo caso è una storia che funzionava molto bene intorno al personaggio di questo re defunto, e questo è il motivo per cui l'ho ambientata nel mondo dei non morti. Del resto non è una storia lineare, cioè a metà fa proprio una curva a 180 gradi e cambia completamente. Quello che mi piace particolarmente è il fatto che mi permette di giocare con la storia, quindi di mettere alcuni eventi che sono accaduti prima, alcuni eventi che sono accaduti successivamente in relazione, con diversi cambi anche interessanti di trama. Nel realizzare questa storia, Robert ha anche introdotto dei nuovi personaggi, dei nuovi non morti che prima non esistevano nel bestiario di Dungeons & Dragons. Ad esempio, la storia, l'avventura in realtà sono due avventure, non voglio fare troppo spoiler, troppo spoiling per quelli che vorranno poi giocarci, però di fatto c'è l'avventura principale che racconta di, come diceva lui, un... Il re degli scheletri. Re degli scheletri era in vita un normale re e vi è stato riportato, trasformato in un non morto per effetto di un negromante, e sostanzialmente chiede di essere liberato da questa condizione, minacciando di invadere il regno. Contatta il re locale, il re in vita, e chiedendo di sostanzialmente liberarlo da questa condizione. La minaccia che lui fa è quello di invadere il regno con un esercito di non morti. Ovviamente i giocatori, il party dei giocatori viene chiamato a gestire la situazione, e nel corso dell'avventura potrà, se questa parte principale dell'avventura verrà risolta, darà accesso alla seconda parte, che invece è tutto sommato è un'avventura totalmente indipendente. In questa seconda parte introduce dei nuovi non morti, tra cui i ghouls. Volevo chiedere a Robert come gli è venuta l'idea di creare dei non morti che non sono venuti prima, da dove ha preso l'ispirazione e perché introdurre dei personaggi non morti, visto che il bestiario di D&D è già ricco di personaggi legati al regno dei morti. Well, part of the design, where it's a two-part design, is that I wanted to have a tactical situation with the first part, where there was a lot of clues and story and the ability to ferret out information and move through the scenario. Whereas the second part is more strategic. You're in very limited combat in the first part, thinking through things, doing things the right way. And then you're in a more strategic setting, which gets the party thinking differently. You got lots of these new undead creatures, which organizes kind of like a kingdom. And so it's a different approach. You go from one where you're thinking tactically
to the next one where you're thinking strategically. So you have to have a good mix of thinking, playing through both of these. And that's really where I took my inspiration from, was from the tactical side of it and the strategic. The ghouls themselves, which is the warrens of the ghouls, are not like ghouls in D&D. They're more like the Arabic ghouls who organize their own kingdoms and live underneath ground and actually have a hierarchy and a history. In fact, in the module itself, the description of the ghouls is as a monster, as a concept of an organization, so that there's like, I don't know, 3 or 4 pages written on them for not just their monster statistics, but how they organize and how they transmigrate through the undead realm and underneath the earth, and where they come from outside, and what their organization, their king is like, you know, or their history. So it elevates the matter above a simple monster. So you're actually entering their ecology in the second part. Questa avventura è divisa in due parti. Mi piaceva che la prima parte fosse un po' più basata sulla strategia, sulla raccolta di indizi, sulla storia. I giocatori devono trovare informazioni e facendo così entrano nell'ambientazione mano a mano. È una parte in cui si devono prendere tante decisioni di gruppo. Nella seconda parte invece c'è un ragionamento più tattico, ci sono tanti combattimenti, ci sono tante decisioni da fare che sono più d'azione, siamo veramente entrati nel mondo dei non morti, per quello, e c'è la descrizione di tutto il loro regno, chiaramente della sua organizzazione. Per quello che riguarda questi nuovi non morti, in realtà io mi sono ispirato ai ghoul non della tradizione di Dungeons and Dragons, ma della tradizione araba. E quindi ho cercato di raccontare un po' la loro gerarchia, la loro organizzazione, l'intera storia della loro migrazione nel mondo sotterraneo, di tutto il loro passaggio di quando diventavano non morti. Più che descrivere un mostro di per sé, mi interessava descrivere una vera e propria ecologia della loro esistenza. Yeah, just to add something else to that. My design philosophy is to always make something different. So it's easy to take things out of books that we have pre-made for us. So you see, these new concepts lead to new way of new monsters, new situations, new ways of dealing with new concepts, because you can come up with all these concepts for design and kind of pattern them after what you have before, but the idea of fantasy is to make it the unknown. You know, fantasy is the unknown. So a lot of my work depends upon everything being new to continue summoning fantasy and the unknown, because we get used to all these monsters and situations and how they work. So this is very typical. This adventure is typical of that design philosophy. Nella mia filosofia di game designer, la cosa principale è cercare di fare sempre qualcosa di nuovo, perché è molto facile prendere ispirazione da altri libri e fare delle avventure con cose che sono già state descritte. Però che divertimento ci sarebbe? La cosa che mi interessa è fare nuovi concetti, inventare nuovi mostri, descrivere nuove situazioni, perché nella mia idea fantasy vuol dire qualcosa di sconosciuto, è la descrizione di qualcosa di nuovo, e questo è quello che cerco di fare sempre nel mio lavoro. Per cui direi che questa è proprio un'avventura tipica del modo in cui io lavoro come game designer.
Grazie Robert. Secondo te, diciamo, l'avventura è un'avventura stile old school, no? Quindi un'avventura pensata alle vecchie edizioni di Dungeons and Dragons. Com'è cambiato dal tuo punto di vista il modo di fare game design, il modo di fare di avventure dall'inizio della saga, quindi dagli anni 80-90 ad oggi, con le nuove, con l'introduzione delle nuove edizioni del gioco? Changes of adventure design from the beginning up until now through all these new editions that we have seen. Do you think there's been an evolution, a particular change in adventure design? I have a very strict opinion on this. It might not go with the current way of thinking about adventures. First of all, adventures are sampled environments of the world. When we started out and we created Dungeons and Dragons, there were no adventures. We created our own, so everyone was using whatever was in the world to make their adventures more exploratory. They were actual adventures at the time. You didn't know anything about what you were about to discover. You didn't have any backfill, like against the Skeleton King. You already know there's something with the Skeleton King, right? It kind of sucks the fantasy out of it, because the fantasy is the unknown. You know, if you know all this stuff, you know you're going down into a contained environment. You know there are typical things there, like doors and corridors and statistics, monsters with statistics, and you have to get rid of them and to get to your objective. It's stripping out a lot of the unknown out of the adventure. You already know things that you have to do. Now, when we started playtesting the game, we didn't have pre-made adventures, these scripted closed adventures. We had exploration, so you're in this big outdoor, and you're in this big dungeon, which you don't know what exists within it. You're just wandering around. I would say back then there was a better chance of summoning fantasy, because it was all mysterious, you know. You weren't in a closed environment that says you must go from here to here to here to here and accomplish this, and you had the title against the giants or whatever, you know, the big bad boss at the end is, you know, you already know he exists and you have to kill him. Not much fantasy in that, not much mystery. So exploration is what kept the mystery and the immersion of the game. And that's become more challenging with having these prepackaged adventures where you say, well, you know, we're going to go out to sea, kill the squid, and come home. It just doesn't, so it challenges the DM in our present state of adventures, these closed, what I call bastardized fiction, because it's a script that goes through a scripted sequence. It challenges you to summon fantasy and immerse people in it other than just keeping them in game. One of the biggest things that Gary Gygax and myself accomplished was keeping people out of game, like they're in a real world. And you can't do that when you're concentrating on rules and formats and all that. You can only do that by summoning fantasy. And that's the difference, I think, that becomes a problem between these constant adventures that come out, as opposed to the mystery that you're supposed to be summoning through fantasy itself by immersing people in environments instead of just sampled areas. And whether you're playing them as a campaign or whether you're just plopping them down every night or every game session to play them, and then you go on to the next one. So the question remains whether worlds are actually expanding or whether adventures are expanding. That seems to be the point of whether we're integrating them as a fantasy environment or as just game environments. I think that's the question that has to be asked from a design point of view and a company point of view. Okay. È lungo, cercherò di riassumervi un pochino. Per me la questione fondamentale di come sono cambiate le avventure
si può tranquillamente riportare al concetto di che cos'è che cerchi quando fai un gioco di ruolo. Le avventure non sono altro che un piccolo esempio di un'ambientazione alla fine, e quando noi abbiamo cominciato a creare Dungeons and Dragons noi non avevamo libri, ovviamente non ce n'erano, non avevamo niente di simile a un'avventura con un suo titolo, e capite che il problema è che se io ho la tomba del re scheletro io già so che c'è una tomba, che c'è un re scheletro, e se ho un'avventura che dice contro i giganti so che alla fine ci sarà un tizio molto grosso e che probabilmente io dovrò ucciderlo. Ora, questa cosa mi toglie un sacco di quello che per me è il senso della fantasy. Per me il senso della fantasy è il mistero, è lo sconosciuto. Quello che io e Gary Gygax cercavamo sempre di fare era tenere i giocatori fuori dall'ambiente di gioco e dentro nella ambientazione. Cioè, a me non interessava il fatto che loro sapessero tutte le statistiche e si andassero a guardare come uccidere i mostri e che iniziassero a pensare, ok, c'è una porta, c'è un corridoio, allora qual è il tipo di azioni che devo fare. L'importante era immergerli nella nostra ambientazione, quindi per me questa è la differenza. Cioè, un'avventura funziona benissimo, chi se ne frega, è il mondo che deve funzionare. Grazie. Come dicevamo, l'avventura esce inedita in Italia, nel senso che la traduzione è recentissima. In realtà l'avventura è abbastanza vecchia, quasi 10 anni. Non so se posso chiedere alla regia di proiettare l'immagine della prima edizione del 2006. È stata un'avventura che quindi in questi 10 anni è già stata giocata da tantissimi giocatori. E quindi è già stata valutata da tantissimi. È un'avventura che ha avuto un grandissimo successo. Ci sono, se cercate con Google, Cairn of the Stephen King, troverete interi newsgroup che discutono, addirittura si fanno delle domande sulle scelte del designer. E in generale ha avuto una grande accoglienza sia da parte della stampa specializzata sia da parte dei giocatori. In particolar modo è stata molto molto apprezzata dai master, perché e questo è chiaramente una provocazione che voglio fare a Robert: il gioco è estremamente lineare, per cui si sta sostanzialmente da un punto A a un punto B, da un punto B a un punto C. Questo ovviamente semplifica moltissimo il lavoro dei master, perché rende molto più facile gestirlo, però magari alcuni giocatori preferirebbero, che si sentono un pochino vincolati, come stare su una giostra di una montagna russa al Luna Park, invece magari preferirebbero avere una maggiore autonomia decisionale. Volevo chiedere a Robert se è una scelta precisa, anche perché in altre avventure che lui aveva scritto, soprattutto nel mondo di Grey Oak, invece questa linearità non era presente, era spesso offerta la possibilità ai giocatori di scegliere dove andare, in che ordine affrontare determinate sfide. Per cui lo chiedere perché questa scelta e... Well, first off, the story is not linear, okay? The story is actually granular in the sense where it switches in the middle. The actual granularity also comes up with the switching of what you have to do with the skeleton king. He's not a typical king, and it's not a typical encounter. I don't want to ruin too much for anybody, but there's a lot going on within the story which is not linear. However, you're entering a tomb, and most tombs were, I kept to the architectural design of a tomb, and tombs are very linear until you get into them. And then within it, you then start encountering the story, which changes, and you have to piece together information. So the actual plot is not linear. The actual environment appears to be linear because it's a tomb. And then the second part of it, you get into a more expanding granularity of a kingdom and how it might react in many other different ways, the kingdom of the ghouls or that section of it. So that's not linear, because depending on where you come at it from a number of directions, it's going to react in different ways from each direction. And then there's other places you can go from that. I had started as a series
which I might finish one day. There, it's not necessary to have it as a series. There's another one that follows after that. But yeah, it's different in the sense from a lot of my other adventures, which are exploratory and gives you a lot more options. But this one's very specific. He's threatening the city because he doesn't want to live any longer. He was raised by a necromancer to, against his will, and but he doesn't want to. He wants to die a royal death at the hands of people who can kill him, best him in battle. But he has to kill the necromancer first, who's raised him. So the actual the intent of the adventurers is to accomplish two things. First, to kill the necromancer to stop him from doing it again, and then kill the king, who doesn't want to remain an undead. But he doesn't want to die ignominiously. He doesn't want to die other than a royal death. So it was interesting to have a little change-up when I was designing from that. I like to keep it fresh. And this one worked because of the non-linear plot. You know. Ok. Secondo me la storia non è lineare, la storia è granulare e c'è anche un grosso cambiamento che arriva verso la metà. In realtà ti mette di fronte a diverse decisioni, tipo cosa devi fare con questo re scheletro, che non è assolutamente il tipico mostro. Per cui direi che è vero, c'è una parte di linearità che è data dal design architettonico della tomba. Ho fatto parecchia ricerca per descrivere questo cairn e effettivamente lì c'è una linearità, un percorso che devi seguire. Il plot però non lo è, perché una parte si è svolta prima e una parte si sta svolgendo adesso di questa storia, e i giocatori devono mettere insieme tutte delle informazioni apparentemente non collegate fra loro. Nella seconda parte, quando si entra proprio all'interno del regno degli scheletri, c'è ancora meno linearità, perché ci sono diverse reazioni possibili legate sia a Re sia a tutti gli altri personaggi che si incontrano. Anzi, mi sarebbe anche piaciuto fare addirittura una serie collegata a questo. Il fatto è che di solito io faccio avventure che sono molto di esplorazione, avventure che sono estremamente aperte, ma in questo caso mi piaceva proprio fare una avventura che partisse da una premessa specifica, cioè c'è un mostro che non vuole più esistere. Cioè minaccia la città, ma perché vuole qualcuno che lo uccida definitivamente, nel senso che lui era già morto, è stato riportato in questa semivita da un negromante e adesso però vuole scomparire definitivamente con una morte degna, con una morte da re, non vuole morire in maniera ignominiosa, e quindi i giocatori hanno una difficile prova. Prima devono uccidere il negromante, perché altrimenti uccidere il re non servirebbe, il negromante lo riporterebbe in vita comunque, ma questo non lo sanno da subito. Quindi ci sono tutto questo genere di piccoli twist nella trama che secondo me le danno una maggiore freschezza. Perfetto, grazie. Allora, io naturalmente ho ancora alcune domande, però prima di fare, mi piacerebbe passare direttamente a voi la parola. Ci sono delle domande in sala che vorreste porre al nostro ospite? Potete farle anche in italiano se preferite. Naturalmente, le sì, anzi, forse è meglio, perché così le sentono tutti e poi... Salve. Io sarei parecchio curioso sull'aspetto creativo e dello sviluppo di un'idea. Ossia, volevo sapere in quanti lavorano su un certo concetto, quali sono i passaggi da semplice idea o proposta fino ad arrivare alla versione stampata dentro al libro. So he'd like to know more about the creative process. So how do you go from the spark of one idea to the printed product? Do you work alone? Do you have a team? How many stages there are? How many people look at it? Well,
Well, if you're asking about the creative process of an author and a designer, rather than the creative process of a whole team who designs a product, you're talking about two different things. So I'm going to concentrate just on the first one, because without that one, you don't have a team who can deal with anything. Let me translate this so we can... Yeah. Ok, per me sono due cose un po' diverse, cioè una cosa è l'idea creativa, il processo creativo del designer, e un'altra cosa poi è il lavoro di team che chiaramente c'è in una casa editrice per far uscire il prodotto completo. E adesso lui ti risponderà sulla prima parte, cioè sulla parte del game designer. Yeah. And it's different for each designer. It's going to be different. It'll be different for that person and that person and that person over there. For me, I come up with it from different areas. I'm very attentive to a lot of knowledge I've accumulated, and oftentimes I'm not using it all. It's just stored up there. It's bumping around, and at the oddest times you come up with ideas. I've come up with ideas during this convention already, from going and talking with people, seeing the architecture in Lucca. There's no how-to process. In fact, in the creative structure of things, if we had a how-to process for it, you would become very boring after a while. It would be kind of like, I add water, I add this, I add that, and we come up with this thing called creation. Now, we're all creative. We're all born creative. It was Picasso who said every child's born an artist. The trouble is remaining one as we grow up, right? And I believe everyone is creative. But I don't believe in how-to processes. They differ each time. So for me, a lot of times I come back with ideas I didn't think were going to work or weren't working the mindset I was in, and then I find other avenues for them. Other times I get ideas that sit in a box for 20 years. I come back to them and say, well, it's a great idea, but I don't have anywhere to go with it right now. One of the things that I do rely upon is that if I don't find that I have the creative force to finish a project, I always have the technique, right? I always have technique. We all have technique. But if I find that I'm really going with a project, an idea, and I'm writing a lot on it, and I start hitting a dead end, like, I need some time to sit back and think about it, because I don't force projects to their end just to meet some sort of schedule. So when publishers ask me, when is this going to be finished, because publishers are all about production schedules, all that, I say when it's finished. It's just like coming up to an artist who's like Picasso and who's creating a piece of art and saying, when are you going to finish that, Picasso? Well, when I say it's done, you know? And this is how we create original art and original ideas and put them in the market. And then we fight, like, we have the old thing against the publishers and those who want to press the production and say, we need it out. So I come back with this. Do you want a pancake, or do you want a glorious cake? You know, the more you press me for the pancake, you're going to get a pancake. Okay. The more you let me create my masterpiece, you're going to come up with something you can decorate with at a wedding. So that's the one biggest thing that I have, is that I take my time, and if it's not, if it seems to retreat while I'm doing it, I pull back on that one, put it aside, and I go with another one.
until it comes back. And if you do this, at least I found that if I do this, that the muse always comes back. So that's one of my biggest suggestions for creativity and nursing it, keeping it active and original, keeping it original. Si è rotto? No, scusatemi. Secondo me il processo creativo è qualcosa che è diversa per ciascuno di noi. Per me, per esempio, si tratta di accumulare sempre una serie di informazioni, tante conoscenze, eccetera, che poi metto lì in un angolo della mia mente e prima o poi mi tornano utili. Per esempio, a questa convention mi sono già venute tantissime idee. Le persone con cui ho parlato, l'architettura della città di Lucca, sono tutte cose che adesso stanno a fermentare nella mia mente e magari prima o poi daranno luogo a una buona idea, una buona storia. Del resto non c'è un manuale per la creatività, non c'è una serie di regolette. Io ti potrei dire aggiungi acqua, aggiungi farina, eccetera, però non servirebbe, perché servirebbe a fare dei prodotti tutti abbastanza uguali e tutti abbastanza noiosi. E il fatto è che forse dobbiamo renderci conto che tutti siamo nati creativi, tutti siamo nati con lo stesso potenziale di creatività, dobbiamo soltanto trovare il metodo che ci permetta di esprimerlo. Io vi dico il mio è molto semplice: quando un'idea non funziona la lascio lì e aspetto. Magari poi trovo un finale diverso per un'idea che inizialmente non funzionava, la posso lasciare lì anche per 20 anni, va benissimo lo stesso. Questa è una cosa di cui io mi fido molto: se qualcosa deve tornare, tornerà, non c'è dubbio su questo. È una cosa che gli editori non capiscono mai. Quando io dico c'è bisogno di tempo per far sedimentare le idee, ecco, questo l'editore non lo capisce. L'editore vuole le scadenze. Quando è pronto? Quando è pronto? Ok, però se tu non mi dai abbastanza tempo per farlo lievitare, io ti darò un pancake, invece ti volevo dare una torta bellissima. Però va bene, se non vuoi la torta bellissima, allora io ti continuo a sfornare pancake, ma a chi giova questa cosa? Quindi secondo me il consiglio migliore che posso dare per il lavoro creativo è proprio quello di aspettare, ritornare sulle idee e vedere che cosa farne. One sentence. Please let me follow up on this. And that's, and just to follow up with you, and that's the reason I have like 6 projects going at any different time. E questo è il motivo per cui ho sempre almeno 6 progetti contemporaneamente per le mani. Ok. Per lui aveva detto che aveva risposto. Ero anche curioso, appunto, una volta che l'idea è lievitata abbastanza, quali passaggi segue per poi effettivamente entrare nelle mani del publisher e poi essere pubblicata. Was asking that after you have your idea and you think it's ready, what happens when you give it to the publisher? We fight over what gets edited. Ci facciamo delle grandi litigate. Yeah, it's pretty. I've been pretty lucky. You know, I've been involved for 40 plus years. I'm respected, I've won awards, I don't put forth garbage, in fact, way above that, so I have a pretty good relationship with my publishers. They trust me because I not only am a name or whatever, you know, but I stand by the work, you know, and try to, and that has to do with the fact that I'm always concerned about putting out original product and not just putting out pancakes. So.
Ok, no, in realtà ho un ottimo rapporto con il mio editore, sono 40 anni che faccio questo lavoro e gli editori si fidano di me, ma non perché sono un grande nome in quest'ambiente, ma perché ho molta cura per quello che faccio, cioè io ci tengo davvero tanto a dare un prodotto originale e una cosa che sia una torta e non un pancake, e quindi chiaramente loro lo sanno e si lavora su queste basi, quindi su basi di fiducia. Abbiamo tempo forse per un'ultima domanda, se la volete fare, ok? Veloce per piacere, okay. Sintetica. Mr. Kunz, la sua ambientazione di Grey Oak è anche molto famosa per questo concept, questo flavor dark, ma non tanto da finire nel gotico, e dove la magia non è così soverchiante come invece in altri setting come Dragonlance oppure Forgotten Realms. Dopo i suoi 40 anni di game designing, col senno di poi cambierebbe qualcosa in Grey Oak? Se sì, cosa? The magic is not overwhelming in it, so it has a very good realism, so it's really beloved. But if you went back 40 years, would you change something in Grey Oak, and why? No. I would not change Grey Oak, and the reason why is because it was a sandbox for individual creation. It was meant to be a place where the DM could put their hands on the clay of Greyhawk and shape it to be their own. And before we started putting out more modules for it, and then it became a parking lot for modules. But no, I wouldn't do that, because you can, like Gary Gygax said at the beginning of D&D, original D&D in 1974, he says these rules are strictly fantasy. And that incorporates anything you want to put into it. And when you start detailing it out, it goes that direction. But if you leave it open for the DM, they're going to go multi directions. So it's a sandbox of clay that you can shape the way you want. Doesn't necessarily have to be one way or another, so no, I wouldn't change one thing about it at all. No, non capirei niente di Grey Oak, e vi dico anche il motivo. Il motivo è che Grey Oak è nata per essere un terreno il più possibile aperto per i Dungeon Master, in modo che potessero farci tutto quello che volevano. Questo era prima che diventasse sostanzialmente un parcheggio per dei moduli di avventura, perché evidentemente ne sono usciti fin troppi, mentre l'idea era proprio di lasciarla sostanzialmente aperto all'inventiva, alla creatività personale di ogni master, perché come diceva Gary Gygax, la fantasy vuol dire mettici tutto quello che vuoi. Nel momento in cui noi iniziamo a dare troppi dettagli sulle ambientazioni e le cose, iniziamo a perderci il senso di meraviglia dei nostri giocatori. Va bene, il nostro tempo purtroppo è finito. Nel salutare il nostro ospite vorrei fare io magari un'ultima domanda, se se la senti dire, di darci un glimpse, un'anticipazione di quello che potrebbe aspettarci nel futuro delle produzioni di Robert, se se la sente e se vuole, e dopo lo salutiamo. Could you give us a hint on what you're up to now? So what is your next endeavor? My book, I'm near finishing writing, is a nonfiction book. Its name is, well, I can write it down for you, is a new ethos in game design. And then there's a colon. This, you're going to have fun with this one. Paradigm shift. Originated. Allora, sta scrivendo un nuovo libro, che è un libro di non fiction, e il titolo è Un nuovo ethos
per il game design. Okay, that's the title. Yes. And there's a colon. E il sottotitolo è Il cambiamento di paradigma che è stato originato da Dungeons and Dragons da 72 a 77. And I have 150,000 words finished on that. And this goes back to the beginning of what role playing is. I've researched it for 7 years. And this is a culmination of 42 years of design on my part and being in it and seeing it from the beginning and bringing it forward and then tracing back the origins. Within the first 2 years, we couldn't even put a title to what it was. We didn't know what the hell it was. We finally called it role-playing games. We were calling it fantasy role-playing before we came up with a typology, a type for it, and we finally called it a role-playing game. But that's the thing I'm finishing. It's taken many years and a lot of research, and I'm going to need a pair of glasses after I'm done, you know, to start continuing. I have many other projects, but that's my big one right now. Just the bibliography for it is 2.5 pages long. And unfortunately, I've read all those books in it. But it studies. When Dave Arneson came up with this concept, it was new. It was original on this earth. But we haven't really philosophically studied where it all comes from and scientifically, and this is what I've done, where all of this derives from. So it's kind of like not only a history, but it's like a continuation of where the concept can grow to. And I'm proposing a new theory as well. I propose the free theory on this, which I'm about abstracting. Questo libro, che ha richiesto tantissima ricerca da parte mia, per adesso ne ho scritto 150.000 parole e sono sul punto di terminarlo, è proprio incentrato su quel periodo in cui 42 anni fa eravamo tutti intenti a cercare di capire, di definire questa cosa che avevamo fra le mani. All'inizio noi non sapevamo neanche come chiamarlo, alla fine ci siamo inventati gioco di ruolo, all'inizio era tipo ruoli fantastici, eccetera. In realtà quando Dave Arneson se ne è uscito con questo nuovo concetto, noi ce l'avevamo, ma non ne sapevamo niente, e io stesso ci ho messo un sacco di tempo per rimetterlo all'interno di una cornice storica, cioè fare anche dei paragoni con altri tipi di giochi, ma attraverso la storia dell'umanità. Quindi per me è stato un lavoro molto interessante e mi ci è voluto moltissimo tempo per portarlo a termine, e uscirà molto presto. Va bene, il tempo è davvero finito. Grazie a tutti voi, grazie al nostro ospite Robert per essere venuto qui, grazie ad Anna che è stata gentilissima, buona continuazione e grazie ancora a tutti. Stasera c'è un'ultima signing session, nel caso vogliate procurarvi il modulo dell'avventura o farvi autografare quello che già avete allo stand Mondiversi, quindi potete passare di lì alle 3:30. Thanks for the plug.